Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Primo video Get Ready With Me! Oggi è San Valentino, ragazzi, e ci dobbiamo preparare insieme per appunto la serata di San Valentino che andremo a spendere con i nostri amati o anche da soli. E niente, quindi io volevo portarvi con me. Sarà un video un po' diverso, spero che vi piaccia. Sono molto glow in the dark, una palla a discoteca, perché ho appena fatto la mia skincare, una bella skincare levigante per questa serata di San Valentino. Solita skincare che faccio di solito. Ho utilizzato il mio nuovo detergente della linea Omnia per pelli sensibili all'aloe vera, idratante ed equilibrante, super ottimo, mi sto trovando benissimo. Poi ho proseguito con il tonico di Revolution con il 2% di acido salicilico che adoro alla follia, in combo con la crema contorno occhi di CeraVe, super idratante, super riequilibrante, dovrebbe aiutare anche le nostre occhiaie. Poi ho proseguito con il siero di Garnier alla vitamina C che ci aiuta anche a togliere le macchiette dell'acne, che adoro, infatti è quasi finito, per poi concludere con la crema della marca Neutrogena che adoro, con anche l'SPF 25 che ci protegge dal soleil. Molto bello. Ed eccoci qui tornati dopo il momento déjà vu della skincare. Io come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, lasciatemi un like e commentate. Detto questo, direi di iniziare i veri preparativi, quindi andremo a scegliere l'outfit e poi andremo a fare insieme il make-up. Come outfit avevo pensato a qualcosa di molto semplice, sul rosso ovviamente, perché siamo a San Valentino. Delle belle parigine rosse con, ovviamente io qua sotto ho la mia bella calza, una gonnellina semplice, magliettina nera body e maglioncino croppato rosso della stessa tonalità delle parigine. Facciamo una bella transition con me, con addosso tutti gli indumenti. Tac! Ed eccoci qua! Molto carino, sono molto soddisfatta del mio outfit. Le scarpe le metterò dopo, andrò a mettere gli anfibi neri. Poi dovremo scegliere insieme anche i gioielli per completare il look. Adesso devo decidere se argento o oro, perché non voglio sembrare natalizia. Siamo pronti per il make-up. Sono un po' paonazza, non capisco. Questa skincare mi avrà martoriata. Non lo so, ma voglio un trucco abbastanza non soft, però comunque non esageratamente pazzo, perché comunque staremo in casa stasera. Vado a mettere un primer verde, appunto, per vedere se riesco a togliere questi rossori esagerati. E visto che questo video uscirà il giorno dopo San Valentino, ovviamente, vi chiedo voi cosa avete fatto, appunto, nella serata dell'amour. Siete usciti, siete andati a cena, siete andati a ballare, siete state in casa, come starò poi in casa io. Benissimo, ora che la base di primer è fatta, andiamo con il fondotinta. Io farò un mix di questo di Huda e questo di NYX. Perché farò un mix? Perché questo di Huda è marrone. Mi sono sbagliata a prendere la colorazione, quindi dobbiamo un po' sopperire. Però questo è anche molto molto glowy come fondotinta e sopperirà al matte super coprente di quello di NYX. Comunque, oggi ragazzi, come vi dicevo, starò in casa col mio amato e faremo una bella cenetta tra di noi, non vedo l'ora, nella sua nuova casa. E niente, sono contenta, è bello ogni tanto trovare un'occasione per fare qualcosa di romantico. E quale migliore occasione di San Valentino? Comunque dai, mi sembra che il colore con questo mix siamo riusciti ad azzeccarlo. Poi mi piace questa combo perché comunque unisce il glow del fondotinta di Huda alla coprenza di quello di NYX, perché comunque quello di Huda non è che sia molto coprente, diciamo che è poco coprente anche per i miei standard, che non è che sia una fan dei fondotinta coprenti. E così ci siamo. Direi che per il resto faccio sempre la solita base. Quindi direi che possiamo andare avanti con gli occhi, che è la cosa più spice di oggi. Facciamo una bella transition. 3, 2, 1. Eccoci qua con la base fatta. Molto semplice, niente di particolare, niente di particolare. Adesso, non ho ancora messo illuminante, nulla, andiamo a fare il trucco occhi. Bene,
Intanto io, come sempre, adesso da un po' a questa parte, come ben sapete, faccio una base color crema. Ma già lo sapete, ragazzi, qua io mi sto tutta agghindando per starmene in casa. Ma ragazzi, a me piace proprio agghindarmi, è uno stile di vita. Comunque, io vorrei andare a fare un trucco semplice con qualche pazzia in qua e in là. Allora, starei sui toni del rosa per fare un trucco non estremamente pazzo, perché poi tono su tono, rosso così, un rosa un po' tendente al malva, secondo me ci sta. Per questo io vorrei utilizzare questo bellissimo colore Melodic della palette di Mesauda. Altrimenti vediamo cosa propone la casa. La palette super colorata di I Love Revolution Total Heartbreaker Rainbow. E mi piace molto questo colore qua, che è un po' un mix tra un fucsia e un rosso. Non saprei, faccio qualcosa di un po' più pazzo, un po' più semplice, un po' più pazzo, un po' più semplice. Io mi sa che, ragazzi, questa volta vi sorprenderò, ma vado col semplice. Non voglio esagerare, perché poi voglio fare una cosa un po' più pazza, che vi farò vedere subito. Ho tagliato un mini cuoricino, non so se vedete, per appunto rendere questo make-up un po' più speciale. Ora, se riesco a staccarlo, mi aiuto con una pinzettina, lo vado ad attaccare qua, tipo, così che rimanga proprio il cuore stampato. Premo per bene, vado ad attaccarlo anche dall'altra parte. Spero che almeno siano simmetrici, mi pare abbastanza di sì. Devo vedere se questo trick funziona, altrimenti lo andiamo a fare con un eyeliner, un semplice cuore. Prima di andare con il nostro rosa, voglio fare una base un po' marroncina. Vado a usare questo della palette di I Love Revolution, questo qua medio, e lo vado a prendere con un pennellino normale. Vado a fare un po' la mia base, anche del nostro cuore. Allora, qua ho paura di sfumare perché non vorrei che vada sotto al cuore o che il cuore magicamente si stacchi. Però sì, dai, lo metto questo marrone solo per dare un po' di intensità allo sguardo. Come vedete è molto sottile questo marrone, non è qualcosa di particolarmente aggressivo, ma ve l'ho detto, oggi è San Valentin e quindi dobbiamo andare con molta leggerezza, molta cautela, perché è la festa dell'amore e l'amore è anche premura, non lo so, sto delirando, benissimo, il delirio, ma vabbè, vado a prendere questo Melodic, passiamo alle cose serie, un po' di rosa, un po' di malva e vado a intensificare ancora lo sguardo. Se quando tolgo lo sticker non c'è il cuore, impazzisco. Ok, direi che con il rosa ci siamo, ve l'ho detto, oggi proprio parsimonia. Ora dobbiamo decidere cosa mettere qui. Io voglio qualcosa di luminoso, ma di abbastanza neutro. Quindi mi sa che vado a prendere Beatbox. Lo metto soltanto qua, ragazzi, perché è un po' troppo scuro per metterlo dappertutto. Voglio qualcosa di chiaro. Sì, ma guardate questa perla che cambia colore, mi fa impazzire. Sempre con il dito, gli shimmer, sapete già, voi sapete. E quindi a questo punto, se abbiamo messo questo qua un po' più scuro, qua andremo a mettere Metal, che è un altro veramente bellissimo di questi shimmer, nell'angolo interno. Indovinate? Sempre con il dito. Cioè, guardate la luminosità. Mi piace moltissimo. Semplice ma efficace. Poi dà questo effetto bagnaticcio che veramente favola. Favola. Molto bene. Io direi che è l'ora della verità. Stacchiamo i nostri cuori? Siete pronti? Si vede e non si vede, diciamo la verità. Cioè, un po' si intravede, non so se riuscite a percepirlo, ma io lo voglio rendere più extreme, perché comunque, insomma, il concept si deve capire. Vado a prendere Melodic, sempre il rosa, con questo mini pennello che lo intingo leggermente e vado a ripassare leggermente i contorni senza esagerare, ovviamente, solo per renderlo un po' più netto, che lo voglio che si veda.
Adoro! Dedico a voi questi cuoricini. Questi cuoricini rosa. Carinissimi, adoro. Allora, adesso però diamogli un po' di luce, no? Cosa dite? A questi cuori. Io ci metterei un po' di shimmerino. Vediamo se questo shimmerino metal ci aiuta. E lo mettiamo dentro al cuore. Ora, ora riprendiamo il nostro Melodic, perché sì, e lo andiamo a mettere nella palpebra inferiore. Così diamo un po' più di intensità rosa, appunto, al nostro make-up. Qua ci mettiamo solo il rosa. E lo andiamo a sfumare con il pennello, ovviamente. Verso l'alto, ma che ve lo dico a fare, già lo sapete. Molto bene. Torno con metal e lo vado a mettere anche un po' qua nella rima inferiore per dare un po' di illuminé. Ora voglio dare un tocco di colore all'interno dell'occhio ed è qua l'altra pazzia della giornata. Voglio mettere un colore abbastanza brillante, però che stia bene con questo rosa qua. Io direi che vado con un bel fucsia della nostra palette immancabile di Revolution. Prendo un po' del fucsia e vado a metterlo qua, ma pochissimo, proprio una punta di colore. Secondo me ci sta benissimo. Da quel tocco allo sguardo che secondo me è molto carino. Poi appunto volevo un colore che spiccasse e con questo rosa secondo me sta molto bene. Molto bene, direi che metto mascara e passiamo alle labbra. Eccoci qui con il mascara messo. Ho messo anche un po' di matita bianca per un po' aprire lo sguardo. Vi dico che questo trucco occhi non mi dispiace per niente, ragazzi. Poi questi cuoricini, il dettaglio del cuoricino e il dettaglio del colore all'interno davvero rendono il trucco speciale. Sono contenta. Ora andiamo con le labbra. Io direi di rimanere sull'abbastanza semplice, rimaniamo comunque sul malva. Vado a mettere questa tinta di Primark, ma prima delineo la mia linea delle labbra. Ed eccoci qua con il make-up praticamente terminato, labbra fatte. Io vi dico, sono molto soddisfatta di questo look di San Valentino. Andiamo a mettere l'ultimo step, che è l'illuminante. Direi di stare sul classico, vado a usare questo di Jeffree Star, molto luminoso e abbastanza freddo, neutro comunque. Guardate qua, che luminosità questo illuminante. È il mio preferito da sempre. Setting spray e ci siamo. Ora dobbiamo scegliere i gioielli. Io direi che come collanina rimango con questa abbastanza fine, con questo bel fiocco di neve, che è molto fine, tranquilla, raffinata. Ma orecchini, ragazzi. Questi orecchini ce li ho da un sacco e non li ho mai utilizzati. Dico, quale migliore occasione di San Valentino per questi cuori. Alla fine ho deciso di optare per il freddo come colori, perché insomma rosso e oro mi fa troppo Natale. Ed ecco qui la signora dei cuori. Mi piace molto, vi devo dire la verità, questo look super luminoso, abbastanza tranquillo, niente di pazzissimo per i miei standard ovviamente. Voi che ne pensate? Spero che questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. E fatemelo sapere nei commenti, magari. Fatemi sapere, come vi ho già detto, come avete passato la serata di San Valentino. Io vi mando mille bacioni, vi aspetto al prossimo video e ciao!